Queen Elizabeth II è capo di Stato nel Regno Unito, oltre a molti altri paesi in tutto il mondo. Quindi, mentre Barbados si prepara a sostituire la regina come capo di Stato, dove nel mondo la regina detiene ancora la posizione, Dame Sandra Mason, 72 anni, presterà giuramento come primo presidente delle Barbados il 30 novembre, dopo aver ottenuto i 2/3 dei voti di una sessione congiunta della Camera dell'Assemblea e del Senato delle Barbados. La signora Mason presterà giuramento nel 55° anniversario dell'indipendenza delle Barbados dalla Gran Bretagna. La signora Mason è stata la prima donna a far parte della Corte d'Appello delle Barbados ed è governatrice generale delle Barbados dal 2018. Il primo ministro delle Barbados Mia Mottoli ha definito l'elezione di un presidente un momento fondamentale nel viaggio del paese. La signora Mottoli ha dichiarato, abbiamo appena eletto tra noi una donna che è unicamente e appassionatamente barbadiana, non pretende di essere nient'altro, e, riflette i valori di chi siamo. L'anno scorso, il governo delle Barbados ha annunciato i suoi piani per diventare una repubblica. Punto. Barbados sta seguendo la decisione di molti altri paesi dei Caraibi, con la Guyana che è diventata una repubblica nel 1970. Anche Trinidad e Tobago divennero una repubblica nel 1976, così come la Dominica nel 1978. La signora Mason sostituirà la regina Elisabetta II come capo di Stato delle Barbados il mese prossimo. Dov'è il capo di Stato della regina? La regina è capo di Stato nel Regno Unito e il Regno Unito opera come una monarchia costituzionale. Mentre la regina è capo di Stato, la capacità di fare e approvare una legislazione spetta al Parlamento eletto. Nel Regno Unito, il primo ministro viene eletto mentre il monarca ha un ruolo in gran parte cerimoniale. Oltre al Regno Unito, la regina è capo di Stato in molti altri paesi, tra cui, quali paesi fanno parte del Commonwealth. Il Commonwealth delle Nazioni, spesso noto solo come Commonwealth, è un'associazione politica e volontaria di paesi. Molti dei paesi del Commonwealth facevano parte dell'Impero Britannico.